Quindi dobbiamo evadere dalla quarantena, andare all'ONU, chiedere di far governare il mondo ai bambini. Per prima cosa toglieremo tutte le monarchie. Senza monarchie non ci saranno neanche corone. E così il coronavirus senza corona diventerà un virus normalissimo e i medici sapranno come sconfiggerlo più facilmente. Bene, allora ieri vi ho scritto un messaggio. Avete fatto quello che vi ho chiesto? No, mi spiace, non ho avuto tempo. Ma come non hai avuto tempo? Era una cosa semplicissima. No, ma che hai capito? Io non ho avuto ancora tempo di leggere il messaggio. Voi altri invece che mi dite? Io oggi sono stata dietro mamma tutto il tempo. Oh, brava, una che ha capito. Cosa? Sì, vi ho chiesto di spiare la giornata dei vostri genitori. Per poter organizzare un'evasione che funzioni, dobbiamo conoscere gli orari e le abitudini di chi potrebbe fermarci. Mia mamma, negli ultimi tempi, scappa da quando io entro. Pensare che le prime 2 settimane le ho passate appiccicate a lei. Mi chiamava Costa. Mio padre dice sempre a mia mamma cosa manca in casa. Mia madre fa la spesa online, come ha sempre fatto. Mio padre passa la giornata a tenersi in forma in giardino. Mia madre invece passa il suo tempo alla televisione cercando di rimanere informata su cosa succede. Io sono libera come un fringuello. Mio padre e mia madre sono sempre occupati, in video, lavorano più ora che prima. Una cosa che mi dà fastidio c'è. Ormai si vestono eleganti dall'ombelico in su, per il resto hanno sempre i pantaloni e il pigiama. Bene, sono tutti poco pericolosi. Direi che siamo pronti, domani si parte! No, domani è impossibile, devo aprire le uova in tasca. Ma Pasqua è passata da un pezzo! Ma io non ho ancora festeggiato. Che fai, vuoi rovinarmi la festa ora? Va bene, ho capito. Ci aggiorniamo alla prossima chat!